L'interno del casco è costituito da vari pezzi. Esiste la calotta, l'inserto interno, i guanciali e la mentoniera. All'interno della calotta l'inserto va posizionato in questo modo, dopodiché viene preso il guanciale, viene posizionato in questo modo e sulla parte anteriore viene posizionata la mentoniera, che rimane staccata perché in questo caso l'elemento è apribile. La calotta interna è realizzata in polistirene, come anche tutti gli altri pezzi che compongono la calotta interna del casco, viene realizzata all'interno del gruppo Noran. Visto che è una caratteristica fondamentale per il discorso della sicurezza, a maggior ragione il processo è molto controllato. Una caratteristica fondamentale nei confronti della sicurezza è rappresentata dalla densità. Questo è il motivo per cui abbiamo all'interno del gruppo il preespansore che ci permette di controllare perfettamente ogni lotto prodotto. Il processo produttivo del polistirolo avviene in Noran partendo dal granulo, partendo da questo pellet che viene preso, introdotto in un'autoclave, viene preespanso alla densità desiderata. La densità è il fattore più importante per la sicurezza del casco. Successivamente viene asciugato in un letto fluido. Di questa densità viene misurati tutti i dati, vengono recuperati, vengono stoccati e vengono poi redatti dei certificati che vengono utilizzati al nostro interno e successivamente il polistirolo è pronto per essere stoccato in un magazzino a temperatura ambiente di 35 gradi. Da questo magazzino il materiale viene prelevato, viene portato all'interno delle presse dove viene stampato per ottenere questo prodotto finito. All'interno di questa calotta abbiamo due densità. Abbiamo necessità di questo proprio per conferire in ogni punto della calotta le stesse caratteristiche di sicurezza. Queste caratteristiche poi verranno misurate soltanto nel laboratorio, quindi in questa fase non dobbiamo sbagliare, ce ne accorgeremo troppo tardi. In questo reparto vengono poi stampati anche tutti gli altri particolari, cioè i guanciali e la mentoniera e l'inserto interno con una terza densità che insieme nel casco concorrono a formare il prodotto finito.